Partiamo il nostro giro di interviste tech. Abbiamo trovato Andrea Tiberi, che tra l'altro abbiamo scoperto che per lui questa gara è la 10ª partecipazione Val di Sole, lontano decennale. 2008, il decennale. Dopo il mondiale 2008, la Coppa del Mondo 2018, quindi. E niente, Andrea, dici qualche chicca sul tuo setup di oggi. Mi parlavi di un manettino e di dei nuovi pedali XTR. Ah sì, dai, adesso appunto siamo freschi di proprio delle prime prove sul percorso, che hanno cambiato qualcosina, hanno aggiunto qualche zona un po' più tecnica, quindi la bici è sporca per quello, non è che arrivo alle gare con la bici sporca. No, allora, sì, il pedale XTR nuovo, il primo pezzo del nuovo XTR che montiamo, mi hanno appena proprio consegnato stamattina. E allora un pochino più leggero, ha una base di appoggio leggermente più larga verso l'interno sull'asse, che quindi garantisce ancora un po' più di rigidità di trasmissione della potenza sul perno del pedale, e per il resto è sempre, insomma, il solito pedale super affidabile, super stabile, quindi che ci piace tanto. Okay. Manettino, io sono passato da qualche tempo al manettino XT, che la particolarità rispetto all'XTR è di avere la cambiata singola, non la doppia come quell'altro, ed è una cosa che preferisco in alcune situazioni sui sentieri. Capitava a volte accidentalmente di fare la doppia cambiata senza volere, quindi perdere un attimo il rapporto. Per quello sono passato al fratello minore, che poi non è minore, è solo diverso, più robusto anche. E niente, siamo con gomme le più scorrevoli che ci sono, perché qua teoricamente il tempo sarà bello e il terreno permette di ridare con gomme abbastanza poco tassellate. E niente, 34-40 trasmissione. Ok. Sospensione abbastanza morbide, che ci sono un po' di passaggi con tanti sassi e radici, poi per adesso si blocca e via, a menare. Ok. Grazie Tibi e in bocca al lupo. Ciao, grazie. Ciao.